Per fare una coalizione si parte da quello che unisce e si rende compatibile quello che è differente. Testo e musica di Pierluigi Bersani, ex ministro dello sviluppo economico nel governo Prodi 2, oggi pomeriggio a Campobasso per benedire la squadra guidata da Roberto Gravina alle regionali. Quando Bersani era ministro, il centrosinistra governava il paese con l'Ulivo, un modello che il parlamentare accosta all'esperienza a cui hanno dato vita in Molise, PD e Movimento 5 Stelle. È importante fare una coalizione sapendo che per fare l'alternativa ci vuole una coalizione, no? Questo lo capisce un bambino. Come si fa a fare la coalizione, compreso l'Ulivo, l'Unione o quello che ha fatto la destra? Si parte da quel che unisce. E si fa lo sforzo di rendere compatibile qualche differenza, perché non c'è bisogno di essere uguali per fare una coalizione. Bersani, che del PD è stato fondatore, è rientrato nel partito qualche mese fa, quando ha sciolto Articolo 1 e non ha risparmiato bordate a chi ha deciso di andare via, perché in contestazione con la segretaria Elly Schlein. Un esempio c'è anche in Molise, dove la ex vice segretaria Maricetta Chimisso ha deciso di lasciare il PD. È troppo di sinistra dire che è una vergogna avere dei contratti a 3 euro e mezzo l'ora, mentre in Germania è 13 euro. È troppo di sinistra dire che è una vergogna che c'è la precarietà più alta di tutti i paesi OCSE. È troppo di sinistra dire che non siamo per un fisco per categorie, che vogliamo la sanità pubblica. Andiamo al dunque dei problemi. Così si fa. Se si fa così, e l'altro giorno in direzione si è cominciato a far così, vedrete che grandi problemi non ci saranno. Non lesina critica la ex esponente bassomolisana, nemmeno Francesco Totaro. Ha fatto una scelta sua personale, che non condivido e che sicuramente poteva fare benissimo martedì, il giorno dopo le elezioni regionali. Questa sua scelta di farla prima, qualche sospetto lo lascia. Partita aperta comunque con il centrodestra, secondo lei? Secondo me la partita è apertissima, il centro-sinistra in questi ultimi giorni ha avuto un recupero straordinario e credo che martedì mattina il Molise si sveglierà con un governo libero e capace.